Siamo con il direttore della Marina Protetta qui di Ustica. La competizione Spazzapnea è iniziata già da un'oretta. Direttore, cosa ci dice rispetto a questa iniziativa, rispetto a tutto quello che sta avvenendo fuori da questo spot? Allora, l'iniziativa è egregia e va sostenuta, e davvero il nostro applauso a partecipare in prima persona come Marina Protetta. Grazie alla vostra partecipazione, alla vostra organizzazione, stiamo facendo sì che verrà pulito, stiamo pulendo già da un po' di tempo, da un po' di un'oretta i fondali del porto di Ustica, che fortunatamente, pur essendo un approdo in porto, non era messo così tanto male. Motivo per cui è interessante vedere quello che lui è un attimo ha riuscito a raccogliere, che sono all'interno di un filtro di benzina delle uova di cipreggio. Tutto sommato, pur avendo siamo all'interno di un porto, vedete che tutto sommato riusciamo a avere vita nel mare, tanto che all'interno di questo filtro si sono andate a depositare delle uova di cipreno. Quindi sì, è chiaro, va pulito, la plastica, la pressione antropica è sempre più prorompente, però per questo tipo di iniziative cerchiamo anche di smussare e di limitare i danni all'ambiente, che ahimè a causa della presenza delle plastiche, microplastiche e nanoplastiche sono presenti nei nostri fondali. Iniziativa egregia che comunque porterà sempre quegli virtuosismi che noi ci aspettiamo avvengano anche all'interno della comunità locale. Noi vi ringraziamo perché abbiamo avuto un supporto veramente eccezionale dalla vostra amministrazione, dall'amministrazione tutta, l'area marina protetta, capitaneria, veramente anche gli abitanti di Ustica sono stati fantastici, e questo spero sia un segnale che possa passare e magari con piccoli gesti fare grandi opere, ecco. La stiamo liberando in questo momento. Questa è una cosa fantastica. Stiamo liberando le uova di cipreno che andranno a depositare sul fondale e continuare la lotta propria. Una sana competizione. Adesso faccio vedere un po' in giro quello che è stato e quello che fino adesso è uscito fuori. Chiaramente facciamo tutto il misto in quel bidone grande. Sì, là ci può andare. E Tatiana, Mare Nostrum, una grossissima mano dal punto di vista operativo e logistico. C'è un momento in cui si conferisce e un momento in cui poi si riparte per una nuova raccolta. Da Ustica per il momento è tutto.